è stato espresso in linea con l'articolo 67 della Costituzione. Non c'è nessun elemento che possa indurre lei o la maggioranza a modificare un voto liberamente espresso dai deputati. Siete tutti liberi. Siete liberi, ve lo garantisce la Costituzione. Potete votare secondo coscienza, non secondo le direttive dei partiti. Tutti siete liberi. Non avete bisogno di riunirvi. Non avete bisogno di riunirvi ancora. Siete liberi. Esercitate la vostra libertà di mandato e lei non può non consentire questa cosa. Lei non può non prendere atto che è stato già espresso un voto. Riesaminare quella decisione. Deputato Del Rio, questo però le dico in maniera molto... Sì, deputato Del Rio. Non... C'è Del Rio, sto interrogando in questo momento il deputato Del Rio, non con lei, Borghi. Può continuare, sto dicendo che mi sembra, e so che Del Rio mi comprende, un processo alle intenzioni, quello che lei sta facendo alla presidenza della Camera, visto che in questo momento siamo al voto in cui è stato differito il provvedimento alle ore 13 e non c'è altro. Quindi se lei si auspica qualcosa la comprendo perfettamente, ma nel momento in cui inizia a dirmi delle cose che non sono assolutamente in essere diventa un procedimento alle intenzioni. Presidente, la ringrazio della precisazione e ne prendo atto. Mi consente, essendo medico, noi abbiamo un motto che prevenire è meglio che curare. Io vorrei non curare, vorrei prevenire il fatto che si intervenga a violare il libero esercizio dei deputati che è garantito dalla Costituzione. Mi consente questo? Comprendo gli auspici, bene. Non il processo alle intenzioni. No, ma non c'è nessun processo alle intenzioni, è un'affermazione molto seria che riguarda la sostanza di questo differimento, Presidente. Questo differimento ha questo scopo, di rimettere in discussione sia i lavori di quest'Aula, che sono stati programmati e che quindi vengono di nuovo, come ha efficacemente espresso il deputato Crosetto, di nuovo vengono messi in discussione, di nuovo stiamo mettendo in discussione il fatto che possiamo lavorare. Non solo viene messo in discussione questo, ma viene messo in discussione su un voto segreto dove i deputati hanno espresso una loro libera prerogativa. Se non sarà così, Presidente, sarò ben felice di prenderne atto, ma noi abbiamo molto timore che questa sospensione serva a questo. Allora, sull'ordine dei lavori però stiamo... L'oggetto dell'ordine dei lavori che le ha trattato è sul tema precedente rispetto già al voto che noi abbiamo espresso e questo così non è possibile. Prego Del Grosso. Presidente, sull'ordine dei lavori solo per chiarire, ovviamente la mia era una richiesta di sospensione, ho chiesto di mettere ai voti la sospensione dei lavori dell'Aula fino alle ore 13, altrimenti avrei chiesto un'inversione dell'ordine del giorno semplicemente, grazie. La votazione è chiusa. La Camera approva per 81 voti di differenza. La seduta è sospesa fino alle ore 13.